uno schermo magari più ben visibile. Ok. Bene, bene. Adesso abbiamo l'ultimo pezzo della live del Waldorf Week di giovedì. E recuperiamo vecchi giochi che abbiamo giocato sul canale. Ovvero, riprendiamo vecchi giochi e facciamo delle cose extra, ecco, che abbiamo lasciato in sospeso. La Switch riposa, bene. Non tutti i giochi, ovviamente, perché qualcuno non è rigiocabile, però abbiamo libera scelta. Vado quindi per suggerimenti di chat. Alcuni giochi però dovrò farli poco dopo perché devo scaricarli, visto non ce li ho tutti. Le sai di questi Raincode, il boss segreto di Viaggio del Saggio, giocare a Pokémon Violet Leggende, catturare qualche Pokémon, le side quest di Xenoblade 3, continuiamo la review dell'RTP, qualche livello online di Baba. Sarebbe bello se farlo, anzi, mi piacerebbe che suggeriate voi, o giustamente lo scelgo io adesso, perché mi hanno detto che c'è un livello carino che è un horror, un livello horror fatto con Baba. Lo devo provare. Poi una run veloce di Cadence of Hyrule. Imperium Adept, perché comunque facciamo 15 minuti a gioco. Una run di Norita, dove era anche meno. Un pochino di Sunblade, il clone di Celeste. Katana Zero, continuare. Lupiro, un altro giro, letteralmente. Bullet per Minute. Inscription, una run con la mod di Kaylee. Ciao Guardian! Ma salve, chi si vede? Abbiamo appena finito di giocare a recuperare i giochi di RPG Maker, come vecchi giochi di Lollo o Toon the Michael. E ora siamo alla parte finale dove recuperiamo vecchi giochi. Ho dimenticato di allargare qui la chat. Perfetto. Quindi, se volete suggerire un gioco da recuperare, siete liberissimi. Poi, questo è anche carino, un po' di quality time con Monica in Doki Doki. Scene extra e Getty's Attorney. Subnautica, non lo so, andare in giro a caso. Game Builder Garage. Boh, per fare un gioco, ma non so, in poco tempo. Fare un pochino di Pokémon Xenoverse, visto che ho quittato dopo il Super 4. Una run di Gnosia. Qualche extra di Everwood, ci sono le battaglie downloadabili. Il postgame di Amtaro. Super Mario 64. Qualche livello extra. Il livello finale di Celeste, visto che in verità Celeste si può fare anche. Ho scaricato una mod molto grossa che hanno fatto recentemente. Qualche challenge di Mario più Rabbids. Una run di Street of Rogue. Continuare Yume Nikki. Continuare Monster World RPG. Una run di Slay the Spire. Anche me, in verità, dico run, ma faccio giusto in 15 minuti. Qualche luna extra di Mario Odyssey. Il arc di lavoro di Pause di Your Choice, il gioco di Toon. Qualche quiz di Pocket Quest. Proseguiamo con. Ah, non si vede. Qualche quiz con Pocket Quest. Proseguiamo un po' al Minu Hero. La parte extra di Darkest Dungeon con i nostri bei personaggi che non sono morti. E una mini run di Neon Abyss, ecco. E queste sono le opzioni. Per chiudere la live con il Quality Time con Monica. Ce l'abbiamo. Perfetto, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Penso la parte bella. Eh sì, era una bella parte bella prima. C'era anche il torneo di Smash Dorf di Lupiro. Così forse imparo a giocarci. Va bene. Tanto lo scarico, però, visto che non ce l'ho adesso. Però, giustamente suggerite, così lo preparo per dopo. Poi che abbiamo? Amtaro! Oti per Amtaro, quindi? O Yume Nikki perché ti voglio male. Penso fai più male a te, Lollo. Ok, quindi scarichiamo quello. Poi devo vedere se ho già scaricato Baba. E nel caso organizziamo tutto. Di nuovo un 15 minuti per gioco, quindi ne faremo almeno un 6, credo, per un'oretta e mezza. Magari un po' meno, magari finiamo un po' prima. Allora, vediamo se ho ancora Baba. C'ho ancora Baba, perfetto. Allora, il primo lo scelgo io, è un livello di Baba, tutto qui. Ma è un livello horror e quindi, insomma, volevo tanto giocarlo, tutto qui. Colpa mia. Allora.
No. Sì. Eccolo qua. E ciao Paul, bentornato. È meglio se metti in chat, in effetti. Fammi copiare. Ecco qui. Ecco la lista. Ecco la lista degli extra dei vecchi giochi che potete suggerire. Era Lollo, no, che ha suggerito Lupiro. Perfetto. E dopo Yumeniki, ovviamente. Vado poi. Time con Monica dopo. Cambiano le preferenze. Va bene, allora. Quando finiscono i vostri suggerimenti, scelgo io. Ma nel caso suggerite pure, tranquilli. A me va bene qualsiasi. Andiamo giusto adesso con Baba perché davvero questo volevo giocarlo perché ne ho sentito parlare bene. Si chiama Baba is Scary. Un attimo che mi scarico intanto Lupiro. Così è pronto per dopo. Perfetto. Ok. Allora. È 3D ovviamente, perché non può non essere spaventoso altrimenti, no? Vero? E ricordo, è horror questo livello. Mi lagga un po'. È bloccato da dei rami. Purtroppo il 3D di Baba è un po' complicato, ma qui non posso passare. Peccato. È apparso dal nulla questo. Prima c'era dell'acqua per terra. C'è una scritta di Baba lì. Prima non c'erano i rovi, no? Baba is Scared? Credo spaventato. Baba is scary. Oh no! Oh no! C'è Baba malvagio! Baba is Slenderman! Sa di sì, aiuto! Se rompo questo, non posso, vero? La musica si è rovinata! Non posso muovermi! Mi sa che ho perso. Jumpscare incredibile. Wow. Sì, è cresciuto questo pezzo di ramo. Sento il Baba. È incredibile. Cosa devo fare allora? Passare di qua? Non c'è niente. Ah, prima. Ah, la scritta non era completa. L'ho completata io. L'ho completata io adesso. Rifacciamo, dai. Rifacciamo. Era bellissimo. 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 Non ho capito come si vince, però. Non c'è più la scritta. Prima c'era. Spawna quando mi avvicino qui, vero? Spawna quando appaiono questi rami. Sarà di prossimità. E abbiamo visto. Ah, c'è Baba l'imprigionato. Eccolo là. Quindi dopo che scappa. Dopo che attivo Baba is Scary, scappa. Non ho veramente capito però cosa fare. Dovrei non comporre la frase, forse. Posso spingere quest'altro? Ecco, spingo via Liz. Passo per la porta. Ah, non posso spingerlo. Ecco la fregatura. Non ho veramente capito. Posso anche fare passi indietro. Magari c'è uno che non è proprio accanto a me. Uno che posso passare. Va bene, in caso lasciamo stare, dai. La parte bella l'abbiamo vista. C'è ancora, va. Se mi giro così?
Ah, non posso degirarmi, ok. Bellissimo. Bellissimo, è incredibile. Dai, giusto piccolo intermezzo. Andiamo allora col suggerimento. Loop Hero. Cute Pet Baba. Alla fine fa paura. Allora, ecco qui il gioco. È un po' troppo grande. Perfetto, Loop Hero. Mi sa che ho tolto l'audio. L'ho proprio zerato l'audio. Eccolo qua. Allora, come fu... Non mi ricordo neanch'io come funzionava da un bel po'. Anche ho dato suggerimento. RTP, va benissimo. Come consiglia? Dite pure, sì. Cerco di ricordare. Allora. Come si partiva? Qui. No, qui si scappa. Siamo a livello 2, ci starebbe ripartire da capo. Non c'è. Ah, ho tolto la musica, mi sa. L'ho tolta tutta. E infatti, ecco qua. L'audio alzeria un po'. Perfetto. Ok, di base, quando raccogli cose le puoi usare per potenziare la città. Tipo, posso fare solo questo. Che potenzia l'effetto curativo del falò. Ogni giro c'è un falò che ti cura un pochino. Per festeggiare puoi prendere nota di questa ricetta. Grazie. Quindi, a quanto pare, le run sono per farti accumulare oggetti per potenziare tutto quanto. Abbiamo fatto la prima run che combatti lo scheletro. La seconda era già difficile. Può scegliere anche il personaggio. Io andrei di spadaccino. Suggerisco di fare la quarta stella del quadro dell'orologio Super Mario 64. Cavolo, tutti i punti con punti di caramella. Va bene. Va bene, grazie. Allora, sarà il prossimo. Mi spiace. Precedenza. Precedenza ai punti. Allora, quello che non ha vantaggi o svantaggi. I danni per ogni secondo del combattimento è molto buono. Andrei sempre con. Però ci sta Negromante che evoca dagli scheletri. Ma io andrei vanilla con l'eroe, va. Dopo complica un po' il. Però sembra forte. Dai, andiamo. Andrei con Necromante, va. Quindi devo scegliere anche il mio set di carte. C'erano anche combo con le carte. Poi c'era anche da fare. C'era anche tecnicamente da farmare, ma. È quello forse che mi ha un po' dissuaso. Quindi il necromante ha due scheletri massimi. Dice qui a destra. Che sono livello 0, credo, i scheletri. E funziona così. Il personaggio gira, corre. Nemici che muoiono. Però qualcuno. Fermati! Come si ferma? Oh! A piano, grazie. Andava troppo veloce. Ma è battuto neanche il primo boss. Io non ricordo se l'ho fatto in streaming o meno. Allora, abbiamo qui. Che faceva la cripta? Togli i punti. Cos'è questo? Sembra forte. Intanto tesoreria. Che per ogni carta attorno mi dà un punto. Le rocce poi andavano circondate da pezzi, vero? Non ricordo più niente. La cripta la buttiamo qui, va. Ah, semplicemente non si può mettere al bordo, ok. 3 punti massimi per ogni nemico con un'anima ucciso dall'eroe. E mi risuscita se muoio una volta, ok. Andiamo, va. Corri. Vai, bello. Oh, corri. Ok. Ah, con spazio metto in pausa, ok. Giustamente. E lo sai un po'. Ah, è vero che. Dopo una certa difficoltà, i nemici hanno anche passive, è terribile. Quello di sabbia che faceva? Ah, toglie vita a ogni creatura. Ah, Massimone qui. E il bosco? Fa un lupolatto ogni 2 giorni. Ok, questa è più una cosa. Una
da mettere sulla strada. Hai questi tag da mettere sulla strada che spawnano nemici in mezzo, che di base sarebbero un problema, però. Però prima, se ci passi, tieni risorse. Secondo, beh, i nemici danno comunque drop. Ecco, qui i scheletri sono più forti, devo anche equipaggiare. L'armatura non la posso mettere. Neanche lo scudo e neanche l'ascia. E vabbè, e resta da buttare. E appunto è speciale che evoca scheletri. E più avanti ne posso evocare anche di più. Oh, ma ho droppato cose. Cimitero, buttiamo... Qui va. Mettiamo altro deserto qui, li ammassiamo. Mettiamo altre rocce qui, assieme alle montagne. E le montagne poi danno vita massima in base a ogni roccia che c'è attorno, quindi... Sei incentivato a fare i biomi, ecco. Più un bosco, vai! E buttiamo altro. Ciao Michael! Certo, Monster World RPG allora si combina. Tra due. Quindi facciamo prima Mario, poi combiniamo... la revisione RTP. E poi passiamo a Monster World RPG. Se non ho dimenticato niente. Metto le cose qui attorno perché in questa cosa, se la riempio attorno completamente, mi dà ricompense. Mi dà drop carini. La 2 non le ho ancora messe, ma le butterò qui. Cioè mi dà 2 punti vita ogni giorno. Che carino. Fermo lì. Mettiamo un altro bosco. Li metterei vicini? Vai. Staremo bene. E anche spawnato un topo. Incrociamo le dita. Dai, mettiamolo più veloce. Mi sta però... Ah, mi ha droppato un anello. Più speed attack, perfetto. Poi in questo gioco se sovrascrivi un equipaggiamento lo scarta, ma ormai quelli vecchi non servono più. Campo di battaglia. Questo da... genera un forziere vicino. Inoltre, se non sbaglio, vicino ai campi era... accadevano cose brutte. O al cimitero, forse. Ci provo. Nel caso genera una chest, quindi ottimo. Le rovine danno un frammento di una risorsa di base casuale a ogni passaggio. Ma genera un verme. Ma sì, è gestibile. Spero. Dove lo buttiamo? Oh. Qui dai. C'è uno... Il fatto è che il gioco deve pensare molto alle combo. Mettiamo accanto a questo così a doppio l'effetto delle chest. Il deserto. Il borgo. Che ti cura ogni volta che passi. E ti dà una missione. Mettiamolo subito. Non è da mettere in certi punti perché in teoria diventa un villaggio abbandonato dopo, ma giuro non ricordo le combinazioni. Devi sapere le combinazioni a memoria per fare combo buone, mi sa. Senza mi sa, per forza. Ciondolo. Scudo magico. Buono. Questo dà più difesa. Però questo già sovrascriverei che gli dà uno scudo magico più buono e aumenta anche un po' il livello degli scheletri. Visto che è giallo, no? Più su Game Pass, ma se lo davo, io ce l'ho gratis grazie all'Epic Game Store. Qui c'è uno scheletro Elite, aiuto. Non è un Mimic, grazie. Il mio personaggio mette il baba con la bandiera inglese, cosa? Ah, lui è il personaggio della quest, giusto. Ah, ho drop 9, mettiamoli subito. Attacco speed. Il livello scheletro è più alto, buono, mettiamo qui. E questo invece, idem. Beh, sono meglio, mettiamoli subito. Mi manca un libro, però. Questo scheletro è forte. Fa male. Infatti è più vita. E la morte può resuscitare. O una volta. Bello, uso scheletri per combattere scheletri. Sì, a me inizialmente mi ha ispirato, era molto carino, ma poi dopo la prima run... E principalmente sapere bene come piazzare le cose. Sapere bene come fare il farming. C'è anche il farming, non è obbligatorio, ma dovresti farlo per livellare un po'. Livellare il tuo villaggio. E soprattutto devi sapere bene le combo delle cose, devi anche fare il mazzo. Che ci sta, ma il gioco non... Le combo te le fa scoprire. Ma alcune veramente contorta, quindi. Ma ci sta, il gioco è carino. Ma non penso faccia per me. Ah, ok, adesso che... Aumentato il livello degli scheletri. Spawno quelli con l'artigliata. E infatti.
Questo cos'è? Genera uno spirito del deserto ogni ciclo. E può partecipare alla battaglia. Va bene. E qui abbiamo finito. Mi dai drop. Più un po' di cosette. Un altro borgo. Penso fare ancora un giretto 2 e poi finiamo. Il gioco va avanti così, ecco. Campo di battaglia, boh, buttiamo un altro qui. Forse corrompe la foresta. No, ok. Deserto. Raduna qua. Altro cimitero. Siamo al cimitero vicino al villaggio? Non si offendono, vero? Ok. E un altro borgo qui, va. Ah, che è successo? Non ho visto. Ah, è spawnato il covo di banditi vicino al villaggio. Non penso. Penso c'entri che. Non ricordo come spawna. Penso semplicemente accanto al villaggio. Giuro che non lo so. Questo mi dà più scudo magico. Perfetto. Questo della schivata mi ha reso da tutto, tante cose belle. Ecco, passa il villaggio mi dà un po' di. Ok, basta. Abbiamo fatto un altro giro. Ecco, il bosco di sangue. In teoria se lo metto vicino alla foresta. Combina cose brutte? Non ricordo. I cristalli anche fanno cose? Non ricordo quel. Se trovo una combo. Rovina qui, dai. No, non riesco a triggerare nessuna combo. Va bene, dai. Va bene. Però dai, il gioco è carino. Ben pensato. Però. Non lo so. Non fa per me. È bello questo game loop. Game loop tum, perfetto. Già che ci sarà un attimo, mi segno le cose così non mi dimentico niente. Allora, Mario, LTP, Monster World, ce l'abbiamo, ok. Le altre idee che avete saranno messe in coda. Non è messo, ma ci stava anche Vampire Survivors. Va bene. Non lo so, non l'ho giocato in live. Ma dai, facciamo. Facciamo giusto un 5 minuti, ecco. Visto che l'hai accennato, ci sta, dai. Visto che ce l'ho. Non è una richiesta. È troppo tardi. Ok. Allora, vediamo tanto se la battaglia è a posto. 4 minuti. Ok. Ecco, Villa Vampiri vicino al villaggio. Ecco, li scombinavo un po', ricordo. Allora. Purtroppo tutte le combo me le sono ovviamente dimenticate. Allora. Tanto vi lascio questo. E io installo Mario. Intanto vi ricordo che potete trovare qui le indicazioni. Ho anche buttato in fondo la lista. Non lo trovo. Fatemi vedere. Mario Maker, per dire Mario Maker, no? Eccolo, Mario più Rabbids, era vero? E niente, Fado, come dirti? Non la trovo. L'avrò prestato a mio fratello. Visto che anche lui la Switch adesso. Ti rimborsi i punti nel caso. Però mi spiace. Ero convinto di avercelo, non ricordavo di averglielo prestato. Mi spiace, Fado, il massimo che puoi avere è questo. Di più non riesco ad offrirti. Sarà per un'altra volta. Wahoo! Non ho detto niente di blasfemo. Solo conigli, no! Ti rimborso tranquillamente i punti dopo.
Allora, mi sono preso altro? Peccato, però avevo il controller, per una volta uno decente da avere. Allora, c'era anche Yumeniki suggerito da Lollo. Facciamo allora dopo la review RTP? In digitale? No, l'ho comprato in fisico. Avevo la Collection Edition. Non so dove è finita la scatola, però. Visto che tengo tutta lì. Il coniglio in vano, oh no! Lascia spazio agli altri! Beh, giusto. Ok, allora passiamo alle review RTP. Dove siamo rimasti l'altra volta? Io giuro non mi ricordo. Ma penso. È vero, dove ci siamo fermati? Tanto la battaglia è quasi pronta. L'avevamo fatto fino a Vic 6, se non sbaglio. Fatemi controllare. RTP. Ecco, fine M. Siamo arrivati fino a MV. Quindi passiamo a MZ. Perfetto. Tanto la battaglia è pronta. Dove MZ? Eccolo qua. E ora avvio. Avrei dovuto aprire un progetto base, forse. Visto che avrò che non ci sono RTP proprie, nel senso che si possono cancellare. Però, intanto. Qui ho aperto le Spawn Hunter. Lì chiaramente non ci sono le RTP base. Ci sarà un progetto dove ha risorse base? Non ricordo quale. Extra progetti. Altro. Ne possiamo fare uno volendo. Progetto 1. È quello sbagliato. Facciamo un progetto nuovo, va. Project 2. Il grandioso Project 2 ce l'abbiamo. Intanto abbiamo la battaglia. Let's go! Allora giochiamo lì a 64. No! Non suona bene! Suona male, anzi! No, grazie! E c'è il boss! Menatelo! Menatelo! Pigliatelo! È morto! È morto! È fa. Vedo comunque dura, siamo in pochi. Ma anche qui c'è la chiave. Dai, c'è. Anche gli altri sono pochi. Dai! No! No, la statua no! La statua no! No! Dai, che ce l'ha fatta a cecchinare! Ok. Siamo rimasti. Io e Motaka e. Non mi attaccano, me l'ha fatta. Forse perché attaccano solamente. Ecco, non attaccano in aria. Vabbè. Ah, c'è il cadavere! Faccio un cadavere per terra. Non c'è mancato niente. È rimasto con niente di vita. Oh, era presa in giro bella e buona questa. E vabbè. Finiamo la battaglia. Aia. Suggerimento migliore. Only. Con l'IAP 64 a livello verticale di Super Mario 64. Scarichi molti asset rippati. Sì, ho. È tipo come Only Up e basta. Ok, allora. Abbiamo. Rifacciamo adesso. Forse ce la facciamo. Io riuso il token, va. E riproviamo. Stavolta ce la facciamo. Oh, non metto più la fattina che vuole, ecco. Anche se avrebbe aiutato. Ok, la mappa è sempre quella. Ci sono due boss ora. Però c'è meno gentaglia dietro. Quindi in verità è meglio. Sempre a distanza sarebbe buono. Però stavolta c'è un arciere solo. Però lui è melee. Quindi i tank non sono ideali, penso. Melee va comunque bene. Butto uno qui. Prima linea. Ah, ok. E qui dal bonus a tutti i support che resistono meglio ai danni. Volendo. Ok. La musica si è buggata. Comunque, la musica si è buggata. Ok, sta calmo. Allora. Tornando a noi.
Ah, volevi MV Player. MV Player è previsto per domani. Cavolo, domani è Cringe Day. Come vola il tempo? Domani è un giorno importante. Quindi, intanto, via il gioco. E mettiamo lo schermo. Così recensiamo per bene le risorse base. Domani è il grande giorno. Eh sì, è cringe anche quello. Va bene. Come si cominciava? Dai personaggi facciamo ovviamente. Sono tutti cambiati, no? Non c'è più Harold, esatto. Ci starebbe anche una zoomata. Ecco qua. Abbiamo il nostro. In verità ci possiamo fare anche direttamente dalle immagini. No? Non era questa schermata che non usa nessuno? Ecco qua. Perfetto. Eccolo qua. Abbiamo Raid. Che Raid onestamente non mi piace tanto. È abbastanza. Non dice niente. È totalmente neutro. No, non mi emoziona per niente. Ecco. Piuttosto è Priscilla quella carina, no? Ovviamente. Nel gioco Agor Pass qui è un hug 100%. Se domani è il giorno del cringe, non puoi portare il gioco dei samurai. È un capolavoro. No, no, infatti, proveremo altro. Sì, ho visto Paul. Vedere immagini della cartella. Ah, è meglio dall'engine, forse. Sì, è molto anonimo. Harold è molto meglio. Anche gli altri che sono un po' più semplici sono comunque molto carini. Dice il nome anche, no? Ecco, abbiamo Gale, Priscilla, adesso vediamo per bene Albert. Ah, Albert non lo ricordavo. Casey, Elliot e Rosa, ok. Qui sappiamo i nomi mentre li vediamo qui. Poi c'è appunto Gale, che ci può stare. È tizio un po' avventato, no? Oh, tizio, come dire, più selvaggio del team, possiamo dire. Qui c'è il corrispettivo, no? Femminile. Ecco, sì, certamente. Michelle. Effettivamente, ho dimenticato che erano il corrispettivo dell'altra. Anche Michelle è simpatica. E Barbaro Tamarro. Tamarro dotato, però. Sì, non sembra troppo edgy, almeno. Lui ci sta. Michelle SSS Steel. Giusto, va bene. Poi abbiamo. No. Abbiamo. Ah, lui come era? Albert, no? Se non sbaglio. No, era Albert, esatto. Albert non l'ho mai visto, non so perché non viene mai usato. Sa di cattivo segreto, sa di membro del team che ti tradisce alla fine dicendo: ah, prendo io il potere dei cristalli! No? Non dà anche a voi l'impressione? Super Edgelord lui, Albert, infatti. Il corrispettivo è lei, Casey. Ah, Casey è carinissima. Mi piace molto come sta là con la bocca aperta, come per dire: sono felice! Anche lei è carinissima. Poi abbiamo Elliot, giusto? Lui è molto semplice come faccia, ma non mi spiace come. In generale, perché sa di adulto responsabile, come dire. Nessun altro sa di adulto responsabile, ecco. Casey ha due personalità importanti. Esattamente. Sono il figlio del cattivo. E lui volendo può. No, dà più di impressione cattivo quest'altro, no? No, non te. Il signor Albert. E il corrispettivo di Elliot era lei, che era Rizza, se non sbaglio. Elliot won't kill you. And it's a cinnamon roll, esatto. Mi sembra simpatico, va. Lei ha anche. Non so bene, mi confondo un po', ci sono molte cose sopra. Occhiali, capelli verdi, vestito da curatrice. Ma ci sta. Non so perché, non riesco bene a farmi un'idea del suo design, però, non so perché. Però ci sta, è carina. Il prossimo abbiamo
Questo non hanno un nome, vero? C'è il Cavaliere 1, che mi ricorda un po' un personaggio di Fire Emblem, no? Il Cavaliere dai capelli rossi. Un po' spaccone. Ma lui sembra più tranquillo, almeno. Al massimo un po' ricorda Gepard di Star Rail. Un gioco che potevi fare, ma non funziona, ci vuole un po' di setup. Boh, dimmi così vedo. Ring Fit era pensato Ring Fit, ma non ho niente pronto, ecco. Altrimenti avrei fatto. Ah, lei invece è corrispettivo e la guerriera. Che ci sta, mi piace il sorrisetto simpatico che ha. Mi piace anche che tiene pronta la spada dietro. Il problema è, se metti questo in ogni dialogo, è sempre col crampo sul polso. Cavaliere 1, sì, è meglio di. Ma più che altro in verità. Di caratterizzazione, forse. Mi sembra anche lui abbastanza neutro. Più che altro, forse Raid ha un pelo più l'impressione di protagonista, perché lui ha solo l'armatura. Si nota un protagonista da come è fatto, ecco. Poi abbiamo. Questa non l'ho mai vista! Non l'ho, giuro, mai vista. Uso MZ da ormai tanto anni, ma non l'ho mai vista. Perché non uso le RTP. Breve, però. Non capisco se non è lei o lui. Per me è una reverse trap. Parere di Paul. Parere di Paul. Maschio o femmina? Gente in chat, voglio un parere. Pull. Pull, gente. Dura solo un minuto, poco, ok? Pull, maschio o femmina? Essendo tre maschio, no, non vale, non vale così, eh. Non vale così. Senza contesto. Senza contesto. Come? Maschio o femmina? Ok, lo so, potrebbe sembrare un insulto verso i più gender, ma di base. No, di base, ecco, quale apparizione vi dà, ecco. Se doveste scegliere tra i due, ecco. Se non volete scegliere, tranquilli, potete anche non votare. Paul esperto di trap. È un fanboy. Va bene. Intanto, comunque, maschio sta vincendo. Va bene, giusto. Anche se per me è segretamente una donna. Nel corso del gioco si rivelerà che è una lei. Questo invece dovrebbe essere corrispettivo. Lei è strana. È tipo una mezza samurai. Ma anche di carino di per sé. Anche se la faccia sembra abbastanza neutra e simile alle altre, sembra molto generica la faccia. Ma il resto è carino come design. Lei è SST. Va bene. Sì, è carina, va. Diciamo di sì. Azumiko guerriera. Adesso perché? È vero, è vero. Abbiamo poi. Lui è tipo il fratello di Gale. Sembra il fratello edgy di Gale. Teschi qui, una benda, i pugnazzi, vabbè, tutto quanto c'ha. E poi c'è. Ok, mi aspettavo un altro dai capelli verdi. Quindi dovrebbero essere il duo della foresta, no? Lei non mi sa di personaggio principale, anche se è in actor. Sa più di, ecco, la signora a capo del villaggio della foresta, ecco. Tipo quella di Octopath Traveler 2, diciamo. Ma non è Olandia, ahi. In teoria da lei, credo. No. No, mi ricordo che. No, no, mi sono confuso, no. Con un altro personaggio pensando al design base per Rea, ma. No, mi sono confuso. Poi abbiamo. Lui, va bene. Sa di riccone, ecco. Però non troppo, perché ha il mantellino è lo stesso. Però non sa per niente di importante. Capisco se è un personaggio che appare una volta e poi non appare più, ecco. Parzialmente d'alba? Non mi ricordo bene com'era. Entri sulla story, arriva il primo save. Entri in multiplayer, entro anch'io e ci meniamo. Devo vedere perché ho cercato il cavo per la Wii U, ma non l'ho trovato subito. Devo dare un'occhiata se lo trovo subito, ma mi sa di no. Ciao Toon, ma salve! Da Vibes d'Attack Titan, quel ricco! Ah, perché magari i capelli. È vero che i vestiti sono più o meno simili, anche se non l'ho guardato solamente il film.
vero, vediamo dal corrispettivo allora. Ok, lei è un po' di meno. Lei anche ha un pelo di malizia nei suoi occhi, si vede. Lei o è la signora che gestisce le operazioni, e quindi fa le cose un po' con un po' di egocentrismo, oppure è direttamente cattiva e poi tradisce il team. È più il primo forse, però. Non proprio il secondo. Tondo, se vuoi, puoi suggerire cosa combiniamo dopo. Ovvero, adesso recuperiamo cose in sospeso o giochi finiti di tempo fa. E ora stiamo recuperando appunto review RTP. Questo, ah vabbè, lui è il capo della Gilda degli Eroi, non mi potete convincere diversamente, o capo no, è capo no forse, ma è uno, un elite della Gilda degli Eroi, non altrimenti. Anche lei però sta da Gilda degli Eroi, ecco. Non so perché si mette la sciarpa e poi lascia resto scoperto, ma design, va bene. Non so perché, ma i capelli mi danno un po' l'impressione che abbia le rughe, però. Il capo delle guardie, esatto. Yeah, mangiana per la milfa. Sei The Spy. Certamente. Certamente, facciamo subito dopo. Se non sbaglio, ancora uno in lista, ma non ricordo cos'era. Lui, vabbè, è un vampiro. Lui è il capo del. È il vampiro della villa che è il filler di metà gioco. Per forza. Oppure è il lord del villaggio che vuole aiutare i protagonisti, ma poi si scopre ha dei fini anche lui. Eventualmente. Oh, Anagramo con i capelli bianchi anche. È un Foncaro ma da giovane pure. E con un altro Edgelord. È pieno di Edgelord qui. Aiuto. Castlevania vibes. Tantissimo. Il Fake Out Final Boss anche. E lei. È tipo la Doomsday Witch. Era forse simile. Anche lei è tipo. Beh, se l'altro era un vampiro, lei. Sì, è una strega, è palese. Mi ricorda troppo Casey. Magari è Casey da grande dal futuro. Il twist è che lei è cattivo, ma si scopre che è Casey alla fine. Sono molto simili. Dovrebbe essere qui Casey. Dai, è per forza lei. Col tempo si è depressa. Qui abbiamo un ladro generico, tipo zero. Character di personaggio, il tipo che spunta sul ponte e dice: Ehi, dacci i soldi o vi uccidiamo. E si mena al boss. Ci sono portrait più interi. Beh, questo è sicuramente meglio delle facce, penso che basti avanti. Portrait più grandi non lo so, non li ho visti. Anche lì dovrebbe essere una ladra. È una ladra lei? Peccato, sembra carina. È più cappuccetto rosso, forse. E se stira anche lei, vabbè, dai. Dai, ha un certo fascino le ladre, giustamente. Mi piaceva quella di. Vabbè, quello dell'anime di Kazuma. Konosuba. E questo, dai, cos'è? Faccia qui, resta armaturona, va, cos'è? È solo design armatura qui, con una faccia. E il corrispettivo abbiamo. Perché una l'armatura e l'altra è una sacerdotessa. Anche lei è carina, mi piace. Forse ha uno sguardo troppo da. Ma troppo maschile, però. Ha uno sguardo abbastanza maschile. Però mi piace la cosa che spunta da dietro. Hagrid Pass. Dai, anche per lei c'è un abbraccio, dai. C'è l'armatura di una donna tutta coperta tranne un unico punto. No, hanno cambiato proprio direzione qui. Classic female armor. Lei trama qualcosa. Dite che su, sei un pochino magari. Lavora per il Devil Lord, quello che è. A proposito di Evil. Vabbè, malvagio. Si capisce che è cattivo perché ha la pipa. Facciamo veloce perché passiamo al prossimo. Lui è cattivo perché ha una doppia benda, aiuto. Vabbè, lei. Un'altra. E lei è Casey da vecchia, che vende al futuro assieme all'altra. Poi. Ma cos'è questo? Dai! Come sei congiato? Cos'è? Mica siamo a carnevale. Cos'è? Il mascherino e il cerchio attorno. Questa cosa non la capisco. Il matto duro questo. È strambo. Non può essere boss finale, ma è tipo antagonista di me. Verso fine gioco. È futuristico, però sì. Lui è. Lui è. Le.
Lui è leggi più pura che c'è. Cioè, guardatelo, arrabbiato. Ah, è ferita sull'occhio, occhi bianchi, c'è la mezza maschera da teschio. C'ha anche le porchi sui lati, il mantello da lupo. Lui, vabbè, lui, la sua edge judging è fuori scala. Edge tier. Gli frega il design dell'altro. Beh, ci può stare in una cosa futuristica, per uno strambo almeno. Oh, lei è interessante. È tipo la dea del lago. Mi pare molto arrabbiata con lo sguardo, ma non è cattiva. Un abbraccino glielo darei. Però sta su Evil, giustamente. Ma non è cattiva, semplicemente non vuole intrusi nel suo lago, ecco. E vabbè, questo, il signor Korsk non si dimentica. Lui chiaramente non ha proprio un design, è tutta una maschera, però se si considera un robot allora è risolto. Korsk, questa si innamora di uno del party. Lei? Ah, non lo saprei, ci potrebbe stare. E vabbè, questo è il tizio incappucciato a casa. Abbiamo poi mostri, faccio veloce natura. E poi sono cani. Persone, schifo le persone, va. E andiamo su. Vediamo velocemente le persone. C'è un bambino. Una bambina. Un ragazzo. Una ragazza. Un padre. Una madre. Questa, vabbè. Questa è la classica coppia quando pensate a un padre-madre in un RPG. Stessa cosa che si pensa. Poi c'è il nonno. E la nonna, vabbè, tutto mega classico. Qui c'è il prete che chiaramente è la chiesa malvagia, quindi è un tipo il braccio di una mastermind dietro. Poi non so perché non c'è la sacerdotessa, però lei è la strega, caruccia, dai. Poi c'è l'apprendista mago. L'apprendista speziale, non lo so. Ha la stessa espressione di Priscilla. Poi lui, vabbè, lui è l'icone del villaggio che è tipo il cattivo di inizio gioco. Abbiamo poi la sacerdotessa. Lei ha un sorrisetto malizioso, non mi convince. Potrebbe essere la sorella minore di Suor Mariangela. Monster, no, skippiamo. Lui, vabbè, lui è Sid. Poi faccio in fretta. Lei è Sida. Ha una maschera carina. Non l'ho mai vista lei. E vabbè, c'è il re qui. E c'è anche la regina. Lei mi sa. Ah, mi è familiare lei. Dove l'ho già vista? Mi ricorda qualcuno. Boh, le classiche regine, va bene. Poi, beh, il principe non può mancare. La principessa. Ok, non è MV, quindi non ci siamo beccati l'altra principessa. Quella con le lacrime cristallose. Allora, lui è consigliere del castello, giustamente. Mi ricorda molto bene. E lui è Benedict da giovane. Di Triangle Strategy. Poi, boh, uno del. Uno di ranghi alto sociali che tradirà il re in futuro per portare distruzione al villaggio. Lui, il tizio delle guardie, è strano. Lui non so cosa dovrebbe essere. Qui, vabbè, lui è libraio, intelligentone. È tipo la cuoca. Lui, vabbè, è il principino Vanesio o il. Vabbè, simili. Lei, ormai non lo so. Dai, ci fermiamo qui. Lui è Ino. E anche dovrebbe essere una negoziante, ma la benda la ladra. C'è lui. È lui. Ah, lei mi piace come è molto dinamica nel movimento. E dai, skippo, faccio qui che sennò prendiamo troppo tempo. Il castello di Peach è di là. Uno slime! Principe cattiva. Tum, principe cattivo Tum! Eh sì. E qui è la stessa cosa, ma in variante. In variante fantasy. Più o meno. Ehi, carina. Mostro? Ah, giusto, ci sono questi. Lui è cattivissimo, dai. Ho fatto una revisione veloce, mi spiace, ma. Diamo tempo anche al resto. Allora. Il prossimo di lista è, prima di Slay the Spire, abbiamo Monster World.
Perfetto. Di nuovo la lista è qui. Votateci quello che volete. Suggerite quello che volete. Monster World. Dovrei averlo, ma ho staccato la power bank, mi sa. Che mi ha dato problemi stamattina. O oh no? Ancora problemi. Devo connetterlo a una USB particolare, se no mi dà problemi. Stamattina mi si è avviato il computer e ha detto correzione dell'attività. Io, oh no, ti prego, non formattarmela. Non me l'ha formattata, per fortuna. Meno male quella cartella dove salvo tutti i giochi. Dovrei avere ancora i salvataggi, addirittura. Save Games, Italian Games. Monster World RPG. Eccolo qua. Dovrebbe avere ancora i salvataggi. Allora, vi faccio un quiz. Così a caso, senza punti, ovviamente. Quante mappe ha Monster World RPG? Tirate dei numeri. Dopo vi correggo, magari vi dico di più o di meno. Tirate quante mappe ha. Ora ve lo mostro, così magari vi potete fare un'idea. Intanto mostro il gioco. Allora, per loro 22. Non è 22 perché è un gioco RPG che ha abbastanza mappe, come vedi. Quindi 22 è un po' difficile. Basso un po' e ci siamo. Poi, per Fado 4, ancora meno. Michael è meno 400. Guardian 44, giusto. Poi dice 445 e io dico di più. Sono di più di 445. Sono davvero sono 445 sono tante, cioè. Infatti, questo gioco ha più di 445 mappe, sono tante. Non posso fare numeri diversi da 4. mi spiace. Sono meno di 4444, mi spiace. Non ricordo neanche dov'ero. Voi continuate a indovinare, io quando siete vicini vi dico la risposta. Aspetta, vado. Non sono 445. Sono di più. Dovete continuare a indovinare. 777. No. Sono di più. Meno uno. Sono di più. Sono abbastanza confidente nel dirlo. 696. No, sono di più. Loro dice 1021. No, sono di più. Qui non so cosa si comprava. Boh, compro un Gauntlet e ci sto. Però manca poco per una lancia. Vendo una cosetta. Una banana. E niente. No, sono meno di 3434. Le mappe sono 1631. 1631 mappe. 2023, va bene. Allora, ho già preso questo. Andrei. Ma potrei fare una. Facciamo una battaglia per testare, va. E ci compriamo la lancia. 9999, poi. Però serve a Peyron. Ah! Tund, a Peyron si scrive con l'accentata verso destra. Lo sapevi? Come mai? Bella domanda. Sono tutti gli interni o è un gioco colossale? Tipo un MMO quasi. Io voglio una battaglia. Questa città è enorme. Fatemi menare. Voglio botte. Dai, di qua si esce a menare, va. Non so neanche cosa fai di. Ma sono tornato indietro. Io voglio andare a menare. E vabbè. Mi sa che. Sono curato? Sì. Quasi. Chi curava? Lui attaccava e faceva setup. Apre un menu? Una skill che apre un menu è strano. Va bene. Pepe attaccava e accecava. Ah, l'ho chiamata Priscilla io? O si chiamava già così? Mi sa che non posso cambiare i nomi. Ancora un po'.
Non posso usarlo, non ho mana. No, forse non sono in battaglia. 789 mappe solo per questa città. Mi sa, guardate quanto è enorme. Immaginate gli interni, poi le mini stanze. C'è tutto. Questo è il gioco di Pepe, yes. La porta è chiusa, ma come? Un villa... Che devo fare? Ok, allora ragazzi, facciamo una cosa. Non finiamo di giocare finché non troviamo un modo per andarcene, va bene? O resteremo qui bloccati. La capitale, sì, dove non posso uscire. Ragazzi, come si esce da qui? Salve. Ciao. Non hai visto persone piccole in giro, vero? In che senso? Ah, c'è una porta piccola. Pepe? Pepe, è il tuo momento. Hai trovato, le mura sono chiuse. Peccato, c'è l'opportunità di mettere almeno altre 120 mappe lì fuori, eh. Vendere armature, ma... è vero che dovrei equipaggiargli tipo... i gauntlet, ecco. Oh, più attacco, vai. L'altra abbassa l'encounter rate. Non male. È chiuso. C'è un segno. Fuori benessere per malattia. Aiuto, sono bloccato in questa città. Come si scappa? Tutte le stanze, mi sa. Ci sarà un passaggio segreto. Live su Monster World RPG in treni del Project Edition? No, non penso. Trovato! Siamo scappati! No! Scherzavo. È un'altra mappa. Peccato. Ecco! Ci siamo! No, è un'altra mappa! Scusate, vorrei scappare, grazie. Nessuno può andarsene. Ah! I maledetti. E vabbè, ci ho provato. Ti prego, aiutami. Sei davanti alla croce, prega. Riprenderai dai cambi di status. Figo. Ciao, sei tu? Ah, è il mago. Come va? Perché Shambo è tipo una specie di ladro. Bene, come stai tu e sorella? Bene, entrambi bene. Incredibile, anzi. Devo andare, era bello vederti. Vai di già? È un peccato. Va bene, torno quando capita. Andiamo, Max. Che c'è con Shambo? La croce volevo usarla, però. Grazie. Ah, beh. Belle animazioni base di RPG Maker 2000. Se devo fare qualcosa per andare, può essere. Sali al riparo? Va bene. Il fatto è... dove cavolo devo andare? Per fare qualcosa. Aspetta, il mantello! Ah, no. Però forse devo equipaggiarlo, sì? Non credo, ma proviamo. Vediamo. Non mi sembra di essere invisibile. La posso usare? No. Io ci provo, ma vediamo. E vabbè. Tentativo è stato effettuato. Oggetto chiave, mi sa non ho niente. Ho solo cure. Di qua. Ah, i sotterranei, ecco qua. Di qua, direi. Di qua però ci siamo arrivati, no? Non ricordo niente. Abbiamo combattuto qui il gatto, l'abbiamo messo nel team. Ok, cosa fa? Combiniamo. No! È chiuso! Mappa bella, è una croce, sì. E qui c'è tipo cosa? Un rampino. Non lo so. Ok, unità ci sono. Appena finiamo, facciamo la lotta. Ecco qui! Attacca! Non vedo i punti vita. Oh, li ho persi. Poca vita. Meglio cercare qualcuno, allora. Lo slash! Ah, sono scarsi. Curiamoci un po', va. Ma devo curare. No!
No, quelli sono i punti mana. Non mi mostra la vita. È brutto che non mi mostri la vita? O no? Oppure abbiamo poca vita di base. Vai, Peppe! Mi ha dato il gauntlet! Oh! È uso singolo! Ecco dove si è ispirato Lollo per fare gli oggetti a uso singolo, no? Di Fiftira. Non sopporto quando fanno così. Neanche mi ha... Non ho letto la descrizione, ma... Insomma, potrei avvisare meglio. Magari hai detto un tutorial, che ne so. Ah, ok, sì, capiscono quelli. Già capiscono quelli. Mi sono confuso con l'esperienza. Talpe. Troppo difficile, dovremmo arrenderci. Mai! Immagino che uno di loro può aiutarci. Ah, Lilipad è un po' fuori limit. Sta pensando, non disturbiamolo. Bello però come... Questa funzione è un peccato che sia sparita. Puoi mettere il testo, il portrait a destra. È così semplice, eppure era molto comoda. È un vero peccato, non c'è negli RPG Maker dopo. Fiftira è un fangame di Monster World RPG. Ma non c'è Pepe però in Fiftira. Vabbè, vediamo se scappiamo qui e passiamo anche al prossimo. Tanto abbiamo tecnicamente finito. Vedo che la fatina mena quella bacchetta. Ah, hai imparato scudo. Aumenta la difesa di un alleato, bello. Ma il protagonista ha Slow Slash. È un attacco extra che fa più danno, no? Quindi non costa mana, spammo quelle e basta. Le spade di Pazzei. Ma più quelle. No, ok, no, è una sola. È una sola. Non si può più mettere il face a destra, no. È un vero problema. Cioè, il problema si può risolvere con le immagini. Per questo non ho mai sentito il peso. Però è sempre bruttino. Ci sono i plugin giusto. E vabbè, non possiamo fare niente qui. Poi come si salvava? Penso dormendo si salva. E provo a scappare. Perché c'è il blocco di Super Mario? Perché c'è un blocco di Super Mario? Ah, e basta. Penso era passato qua. Vabbè, dai. Lasciamo stare i Voltorb. E passiamo al prossimo. Mi ha preso questo. Ah, c'è anche la battaglia. Intanto vedo se l'ho scaricato, perché mi sa che Slay the Spire non ce l'ho. L'ho scaricato. Infatti. Tanto pesa poco. Ok. Allora, la battaglia. Battaglia. Ecco qui. Oh, bello, abbiamo un bel esercitore, fantastico. Pronti a menare? La musica, vero? La musica. Questo fa attacchi, vero che fa quando uno muore esplode. Però uno è morto. Dovrebbe essere di fare fuori l'altro. Manca solo l'arciere. Perfetto, dai, era abbastanza easy. È perché è arrivato anche Guardian. Siamo immediati a Guardian, allora. Poi Zoroema. Sarà messo un po' di più, dai, andiamo a lui. Eccellente. Tutto per la Waldorf Week. Oh, barzelletta brutta, vai. Leggo subito. Appena avvio qui la battaglia. Barzetta su Guardian, non penso ce l'ho, ma al controllo. Non ne ho tantissime, ecco. Allora, questo... Gli assassini danno più velocità. E i support hanno un'aura di slow. Mi sa che non assassini. Allora, sono tutti melee. Con due tank. E a destra tank. Quindi a destra... Qualche melee. Ce lo butto io, va. E a sinistra... Melee e qualche arciere. Ci butto qui Berserker. Ok,
Segno anche. Perfetto. Ah, ho sbagliato. Perfetto. Dai, a posto. Allora, la barzelletta intanto. Vediamo se ne ho una. Questa è Parmaflow, l'ho fatta. Non c'è, però. Insomma, c'è una molto stupida. Allora. Ah, sai chi è il protagonista di Pocket Quest? No, no. Era più stupida che avevo. Dovevo farla. Fatene altre che ne ho un altro paio carino qui. Ecco. Ok, vediamo se mi ha scaricato intanto. Perfetto, ce l'abbiamo. Tanto. Ah, grazie Tom per il portate mezz'età. No, tranquillo. Mi bastava vedere il design, non vedere anche il resto del corpo. C'è un timer alla barzetta? Sì, c'è un. Credo 10 minuti, o avrò aumentato a 20 forse. Non ricordo. Ma nel caso. Così mi durano anche per i prossimi giorni. Altrimenti finiscono subito. Ma non c'è l'audio. E se lo mostro, ma intanto. Ah, perché l'ho abbassato. Ecco qua. Perfetto. Ora appunto lo mostro. Il gioco non serve più. Eccolo qua. Un po' è tagliato male, ma può andare. Perfetto. Eccolo qui, Slay the Spire. L'ho giocato una volta in una live, però. Insomma, è molto bello. Non lo gioco troppo, però l'ho giocato abbastanza e mi è piaciuto molto. Abbandoniamo la run. Per dopo Cadence. Mi piace la tua scelta, Paul. Penso che l'ho scaricato, perfetto. Chiaramente non facciamo tutto, ma. Giusto un pochino. Non ho messo Necrodancer perché domani c'è Cantadorf, Crypt of Cantadorf. Mentre Fado consiglia un gioco. Che gioco è? Overpowered. Che tipo di gioco è? Per sapere. Intanto Slay the Pinnacle, giusto. Facciamo una sfida giornaliera. Cosa c'è oggi? Ironclad. Un boss che ti maledice. I nemici sono lenti. Ma scelgo solo due carte. Non mi sembra così d'impatto. Ma. Vai, proviamo. Non è d'impatto, ma ci sta. È quasi una run standard. Allora. Io. Non so quale preferenza avrei, ma. In ogni caso, ogni via un boss e delle casse. Qui ci sono molti indovinelli, quindi ne passerei per uno. Allora, come funziona Slay the Spire? È un gioco di carte, molto bello. Parti con un mazzo semplice con solo colpi e difese e vedi i nemici cosa stanno per fare. Ad esempio, loro non attaccano ma vogliono mettere un debuff. Quindi non mi serve difendermi perché non vogliono attaccare. E quindi posso usare tot carte fino ai punti che ho. Qui ho 4 punti energia, quindi posso usare 4 carte che costano un punto. Tipo colpo, colpo, un colpo. Poi non mi serve, ma posso buttare la difesa gratis. E la difesa, come vedete, mi dà 5 punti scudo, che mi parano 5 danni per il solo per questo turno. Ma lui che non attacca mi vuole mettere fragile, che riduce di 1. Ah, non si vede, grazie. Ecco, stavo per guardare se funziona. Ah, perché non me lo prende bene. E niente, devo fare così. Grazie per avvisare. Expert streamer. Ecco qua. Forse è meglio. È perché non me lo cattura schermo intero. Ecco qua. Non serve pingare, tanto non guardo. No, scherzo.
È impegnato a spiegare. Yeah. Ecco qua. Parte con 4 di energia, penso che la missione. È sparito tutto, vero? E vabbè. Perché? Devo togliere full screen, forse. Non è full screen, è bello. Ah, ecco. Ah, dove dura questo, giusto? E vabbè. Rifacciamo. Non so perché non mi cattura il schermo. The Spy non ha DLC. Però ha vari mod. Ci sono varie persone che fanno mod. Allora. Vediamo se riesco a... Ecco qua. Forse così va bene? Sì, perfetto. Allora, come dicevo. Riparte da capo, ci sta, così rispiego. Sperando non si fermi, di nuovo. Molto bello, come dicevo. Ci sono quattro punti mana, possiamo dire. E ogni carta ne usa da 0 a 3 o 4, di pe. Minimo 0, ecco. Queste tutte quante base usano 1. Ho un mazzo molto base, ma lo potrò espandere dopo. Il gioco dice sempre ai nemici cosa vogliono fare, e visto che non mi vogliono attaccare, non mi serve difendere. E quindi uso la carta d'attacco che mi dice che fa 6 danni. Visto che ho ancora 2 punti mana, ne tiro un altro. Non serve, ma tiro lo scudo e se vedete, mi blocca 5 danni per questo turno. Infatti a fine turno mi sparisce. Mi ha applicato debole, vuol dire che adesso il blocco mi dà meno difesa. È uno status che abbassa... Non la difesa, ma l'effetto di difesa, come dire. Ah, vero, c'ho anche la mazzata. Ed è l'unica carta che ho adesso che fa... che costa 2 mana. Ma perché è forte? Perché fa un po' più danno e applica vulnerabile. Cosa fa vulnerabile? Gli attacchi ricevuti fanno 50% più danno per 2 turni. Che è molto buono perché ora questo da 6 fa 9 danni. E così posso farlo fuori in 2 colpi. Mazzata time, yes! A fine battaglia ti droppa soldi, una pozione, che la puoi usare quando vuoi. Questa dà 2 punti mana. E mana si recupera ogni turno, quindi più che mana è energia. E qui posso scegliere una carta. Una è una carta che fa molto male, ma ti metti 2 ferite in mano. Che è una carta molto brutta perché ti riempie il mazzo. Però fa più male. Oppure Stoccata Ostinante, che costa 2 e fa 12 danni, però si può potenziare più volte. Cosa vuol dire? Le carte sono potenziabili di un livello, che hanno effetti aggiuntivi o aumentano gli effetti. Questa però la puoi potenziare in maniera indefinita. Questa mi pare molto rischiosa. Prendiamo questa, va. Vediamo anche se possiamo potenziarla. Ecco, lui vuole cominciare facendomi già 11 danni. Aiuto. Quindi sarebbe buono difendersi. Ma potrei fare così. Uso la mazzata, comunque ho solo 2 punti per difendermi. Mazzata, è indebolito. E tirerei 2 difese, ecco. Così mi fa un dannuccio solo. Perché mi fa 10 danni sullo scudo e 1 a me. Qui vuole attaccare ma fa meno male, quindi posso approfittarne un po' per menare. So, uno scudo, beh, mi tanco 2 danni e sto bene, dai. Ecco la stoccata, finiamolo. L'effetto solitamente è 3 carte quando vinci. Però, visto che è la sfida settimanale, me ne dà 2 invece di 3. Un'altra carta sulle ferite. Potrei fare build ferite volendo. Però questa è buona. Fa danno e applica debole. Ovvero, abbassa l'attacco del nemico per tot turni. Lì è un cultista. E si. Si vuole buffare, quindi è da fare fuori in fretta. Stoccata. Colpo. Non vuole attaccare, quindi non serve difendere. Attacco. Qui abbiamo anche... Potrei fare braccio teso, così lo indebolisco. Prima ammazzata. Poi in verità mi difenderei. Così non becco danno.
perché curarsi può essere difficile, ecco. Allora, armamenti, che è come una parata, ma ti potenzia anche una carta in mano. Molto carino, perché aumenta un po' l'effetto di altre carte. Questo però è buono, doppio attacco. Ti raddoppia il prossimo attacco. OP. La carta che dice emotional damage. Sì. Aspetta che venga potenziata. Ok, questo è un evento. Scelgo se essere d'accordo con lui, mi dà soldi, ma becco un dubbio. Però potrebbe essere buono perché in questa run, in questa sfida giornaliera, ogni volta che vengo maledetto tengo più vita. E non è... Non è terrificante, cioè in verità sì, ti rende debole a fine turno, ma per un round solo. Ma con i soldi puoi togliere carte dal mazzo. Così aumenta la vita massima di 6. E divento un po' tancoso. E ho fortuna, becco una cassa. Ah, vero, però c'è la cosa che ogni volta apro una cassa vengo maledetto. Ma ci sta. Pesco due carte in più inizio battaglia. Qui sono tutte le reliquie e tecnicamente più ne hai meglio è. Perché sono molto forti. Io farei prima boss e poi cassa, perché così mi potrei volendo curare al falò. Andiamo fino al boss, va bene? Potrei fare doppio attacco. Ah, però attenzione che il boss. Ok, non fa... il boss non fa niente. Ma ricordo che dopo il primo turno si arrabbia se non fai attacchi. Ora ho fatto doppio attacco, quindi arriva una doppia mazzata. Oh sì. E poi un colpo. Ecco, la si arrabbia e ogni volta che uso un'abilità fa più danno. Però. E vuol dire che se uso uno scudo lui potenzia l'attacco. Ed è un po' paradossale perché per difendermi devo usare gli scudi. Però questo volendo gli posso abbassare l'attacco. Eccellente. È un colpo stunante. È quasi morto. Questo boss solitamente è problematico perché pararsi è un problema. Guardate, blocco qui e da 6 danni ora fa 9. Che brutto! Mucca rossa, il primo attacco fa 8 dan 9 danni. Evoluzione non è male. Evoluzione ci stava bene con la build ferite, no? Quella di prima. Ci sono molte vie di fare build. Questa in effetti ci stava con la build ferite. Mescolo le ferite nel mazzo. Questa è una carta potere, ovvero ti dà una passiva permanente per il combattimento. Però non è la build, vado per questo. Fa danno e pesco una carta. Ok. Visto che lasciamo verso il boss, vi ripropongo il link. Potete suggerire giochi successivi. Ogni falò si può riposare, ma non mi serve tanto curarmi, o forgiare, ovvero potenziare una carta. Sarebbe anche buono potenziare doppio attacco con questi prossimi due attacchi. Oppure potenzio spada ostinante. Cominciamo già a far male, va. La possiamo potenziare ogni volta che andiamo in falò. Abbiamo beccato un negozio. Altra stoccata basta. Onda di ferro è carina. Fa danno e ti para. Oppure posso comprare qui. Posso giocare le... Questo è carino, posso giocare le maledizioni, così non le ho più nella battaglia. Penso che mi serva, va. Ecco qua. Prendo anche questa. Ah no, devo togliere la maledizione, giusto? Questa è brutta. Ecco qua. Vero, c'è Cadence e dopo un altro. Penso dopo quello finiamo, va. Ok, apro un forziere e mi dà una maledizione. Ho beccato impacciato. Però non è male. Sparisce dopo che la becchi. E un'altra cosa che mi dà sconti. Lui è semplice. Lo possiamo minare così, va. Vuole attaccare però, quindi dovrei difendere. E niente. Questo mena, 12 di danno sono tanti. Stoccata. Doppio attacco e stoccata. Ne bastava una. Non abis. Certamente. C'erano tre giochi. Quello di Fado. Quello che ha suggerito. Era. Cos'aveva suggerito Fado? Un gioco Switch, ma non è proprio un gioco da recuperare, ecco. Colpo perfetto che fa più male per ogni carta. Colpo nel nome.
colpo d'Elsa. Ci sono questi che però sarebbero da togliere, che più avanti sono scarsi. Questo è carino. Pesco una carta e ne rimetto una sulla cima, così la tengo per il turno dopo. Altro boss. No, loro sono tre nemici. Che alternano gli attacchi. Attaccare questo, una difesa, un colpo. Va bene. Prossimo turno non avrò attacchi. C'è spazio per Peglin? Cos'è Peglin? Non ho molti attacchi. Posso ucciderne uno però. Oppure posso ucciderne uno meglio. Fatemi provare. Doppia ammazzata. Però devo uccidere questo. Lo uccido? 10 doppio? Assolutamente no. Niente, devo sprecare l'ammazzata. E per beccare meno danno. Fa male anche a me, lo so. L'ho giocata male. E Pachinko ma roguelike. Ah, non lo conosco. O nel caso qui gioco... il gioco dove... live dove recupero giochi vecchi. Tipo questo. Vedo se il boss è vicino, altrimenti mi fermo. Indebolisco. Buono. Pesco una carta. Non ho difese. Però posso pescarla così, la difesa. No. Va bene. Ci tanchiamo tutto in faccia. E mi riempie il mazzo di queste schifezze. Non ho carte per attaccare, ho questa. Oh. Meglio di niente. Sono questi gli insopportabili. Ok, quello è andato. Una mazzata qui ed è fatta. Loro anche sono di base fastidiosi perché tankano nel primo status che gli fai. Toccata! E vediamo dove è il boss e finiamo. Nessuno di queste vorrei. La stoccata, ne posso prendere un'altra ma ne potenzio una sola. Ignorerei. Il boss è proprio qui, dai, possiamo andarci. Andrei a farlo? Così potenzio ancora la stoccata, vai. Sì, ora fa 21 danni. La potenzio ancora tra poco. I top invece quando muoiono ti danno status. Ma li posso shottare così. Attaccare questo che attacca. Uno in meno. Così. Ma è facile sta modalità. Vai, dai. Wow! Ammazzata. Poi un colpo selvaggio, una ferita però non mi piace. Prendiamo un'altra di queste, è come non averla. Cioè, nel peggiore dei casi. Questa mi dà... fa esplodere. Le altre sono meglio però. Però questa esplode. Queste farei... non dovrei scartarle, ma io voglio l'esplosione, ok? Scartiamo. Evento. Oh, che fortuna. Le stanze non hanno più... le stanze mistero non hanno più combattimenti. Ultima stanza, potenziamo ancora la stoccata ustionante che fa 27 danni. Facciamo il boss e finiamo. Ok. No, non c'ho... eccola! Ce l'ho, perfetto. Ho un'idea. Bevo, ma... prima la... non ho mana per tutto, vero? Devo tenermi il mana, lo sapevo. Facciamo una combo bellissima. Va bene, dai. Quindi. Doppio attacco. Prossima carta raddoppiata. Che è già raddoppiata di base. Andiamo. Uno. Due. Tre. Beccato. E un colpino qui. L'ho già smezzato di vita. Con la mega combo. Allora, devo pescare una carta. Mi metto questa in cima. L'unica cosa che posso giocare. Potrei anche non attaccare, ma... tantiamo tutto. Vai, anche l'esplosione, va! Sì! Becco anche questo che dà scudo. È buonissima la pozione, perché mi dà 6 scudo ogni turno.
Normalmente sarebbe difficile. Lui cambia di forma ogni tanto. Quella offensiva ora. Oh, sì, ora fa danno. 5 danni per 4. Ma se tiro una mazzata. Esco una carta. No, riprenditela. Mi fa male sto boss. Ma me ne frego. Io meno. E basta. Va bene, dai, abbiamo finito. Doppio attacco, stoccato in avanti, destra morto. Bastava una. Ok, dai. Qui da una carta speciale. Non mi piace nessuno, però. E vabbè. Andiamo qui. Anche qui da una reliquia che... solitamente buona. Prendo questa che ogni volta che perdo vita pesco una carta. Ci sta, perché se uso maledizioni perdo un punto vita. Basta, finiamo qui. Però mi piace molto. Potrei continuare questa run dopo. Ok. Allora, perdonate, mi sono perso. Peggle non ce l'ho, però. Mi spiace. La mia run su colpo perfetto. Ah, qual era? Era quello che faceva più male ogni... più male ogni colpo che hai. Allora, il prossimo qual era? Era Cadence. Ho sempre la Switch qui collegata, però. Va bene, Lollo, grazie di essere passato allora. In effetti sì, penso che smetto di ricevere consigli. E facciamo l'ultimo, Cadence. Non ricordo se ne ho perso uno. Nel caso, ditemi e mi scuso. Allora. Torniamo con la Switch. Qui mi serve lo schermo perché a ritmo non posso andare. C'è lag. Ok. Non ha, è vero, non ha Abyss. Va bene. Vabbè, abbiamo fatto... abbiamo fatto Slay the Spire, quindi... devo ricollegare questo. Quindi... non sento, non vedo niente. Ecco qua, perfetto. A vedere quanto hai visto dare vita. Facciamo qualcosa di veloce, allora. Lo scarico, allora. Giusto un attimo. Dov'è? Dove sei? Eccoti qua. L'ho preso in digitale ancora prima che uscisse fisico. Quindi non c'è in digitale. L'avrei preso, altrimenti. Allora. Mettiamo la Switch. Stavolta mi ricordo. Di poco, però. Ok. No, qui semplicemente recupero giochi vecchi, appunto. Il tema della live. Ok. Eccoci qua. Sento un po' basso il volume. C'è doppio. Non più. Allora. C'è una nuova partita qui. Meno male non ho messo più file. Sono contento. Allora, facciamo la storia. Facciamo il permadeath, che rende un po' più difficile. E va bene così. Mettiamo il codice anche. Il seed. Valwick, non ci sta Waldorfwick. Valwick. Perfetto. Codice Valwick. Andiamo. Permadeath. Di nuovo, tanto dura poco. Ci vorrebbe un'altra Waldorfwick. Prossima settimana andiamo? No, dai. Ok. Ah, mi skippa tutta la trama il gioco. Dovrebbe dire, ehi, sei Link, ciao, c'è l'opzione. Ma ci sta per chi vuole cominciare. Adesso non c'ho niente. Devo aprire questa. E prendo una bella pala. Ta-da! Andiamo subito a fare sul serio. Mi manca però anche la spada. Scudo anche. Che respinge per bene. Oh, la tira giona. Ecco qua, sta calmo. Il cuoricino là sopra lo posso anche ignorare, va. Farebbe comodo però. Giusto raccattare qui una cosa dentro che mi fa vedere dove andare. Binocolo così vedo meglio la mappa.
The Kunets Nuts, ok. A proposito di mappa, dove andrei? A destra andrei al lago Ilia. Purtroppo la musica sento un po' bassa, perché non riesco a guardare bene le cose. Ricordo che Per mi ha detto, quindi qualche nemico sarà potenziato. Ci sarà un elite in più nei dungeon, mi sa. No, vero, ho dimenticato quello. Muoio dei, altra coppia muoio. Vabbè, giochiamo safe. Un colpo. Ho perso già un metro della vita. Non so come perdere un turno. Stando fermi è un po' brutto. Non volevo cadere. Sto bene, giuro. Mi ha confuso. Bene, e questo era Cadence of Hyrule. È stato bello giocarci col permadeath. È stato bello finché è durato. Passiamo al prossimo gioco. Maestro di ritmo mi chiamavano. Maestro di ritmo. E intanto non ho scaricato né un Abyss. Vero. L'ho detto ma non l'ho fatto. Avete davanti a voi il vero maestro di ritmo. Come avete appena visto. Un Abyss. Pesa poco, quasi un gigabyte. Lo faccio subito. Valuik, no. Valuik, grazie. Hai tempo per un Abyss. Perfetto, perfetto. Anzi, i personaggi che saltano questi attraverso il muro. No, alla fine mi ha fregato che c'era lo scheletro. Non sopporto lo scheletro, che è un mob invulnerabile. Lo potevo far esplodere, però, ora che ci penso. Che appena ti tocca ti fa uno status a random a seconda di che colore è. E quindi il fatto che mi ha confuso, ovvero invertendo i controlli, era un po' un problema. Ok. Intanto com'è la battaglia? Non c'è poca gente, ma anche i nemici sono pochi. Come download? È quasi finito. Dai. Facciamo subito la battaglia, anticipiamo. Tanto manco un minuto. Ecco qui. C'è un ninja qui. Bello, c'è un ninja. Ok, dovremmo cavarcela, siamo in pochi, ma anche loro. Qui la vedo un po' dura per il ninja. Ma andiamo. Allora. Qui siamo in tre, ce la possiamo cavare forse. Qui c'è ninja. Oh, ninja, corre! Ninja, corre! Bel ninja, Ema. Peccato l'amore. È stato bello. Qui però... no, rimango solo io. Non ce la faccio. No, la torre no! Boh, bonus agli assassini, non cambia. Però è persa. Vero? Niente. C'era vicino però, erano tutti quasi morti. Niente. Ricominciamo tanto. Era il primo giro. Ok. Siete veloce qui, perdonate. Ecco, infatti. Altrimenti non mi becco il progresso, è importante. Ecco qua. Il progresso è importante, ecco qua. Ok, facciamo... quello facile mi sa, va. E sarà l'ultimo. L'ultimo di oggi mi sa. Anche se vorrei andare a destra di quello. Con quello con la musa. Devo andare da quello con la musica. Musa arcobaleno, prossima volta. Ok. Stessa battaglia. Pezziamo novità. Qui c'è giusto un berserker, ma sono quasi tutti mili. Vabbè, mettiamo la cura, va. C'è anche lo stesso bonus, no? No, tutte le unità resistono ai danni. Tutti i support resistono ai danni, ok. Quindi ci sta. Ok. Possiamo passare al gioco, me l'ha scaricato. Ok.
Allora possiamo fare l'ultimo gioco di oggi. Vediamo se riesco a metterlo per bene. La full schermo. Cosa ho cliccato? Mi ha tabbato tutto, un attimo. Ecco qua. Ah, che c'entra la mouse dash? Andiamo. Non ricordo come si gioca, perderò subito. Download the fast. Sì, pesa poco. Pesa poco, giusto? Quasi un gigabyte. Vediamo se posso mettere... Così è meglio. Così non mi si scombina tutto. Oh, ma ti vuoi connettere? Era connesso, ho detto, non sono connesso, riprovo tra mezzo minuto. Oh, che è? OBS. Salve! Bentornati. Il ballo ha rovinato tutto. Spero mi abbia contato che la live è la stessa. Sarebbe un bel problema. Sei connesso dopo un minuto? Vodafone? Ah, sapete l'ultimo di Vodafone? Oh, dovrei parlare domani che è il cringe day. Ma comunque... Sapete cosa ha combinato Vodafone? Mi ha detto, ah, per risolvere il problema, sì, ah, non diciamo adesso che la tua rete non era migliore. Dobbiamo vedere un appuntamento con un operatore, con un tecnico per risolvere. Io dico, va bene, finché risolvete il problema, è così. La settimana dopo mi arriva un tecnico. Guarda e dice, ma non ce la faccio da solo. Devo venire con un altro tecnico. E io, va bene. È così. Arrivano dopo con un altro tecnico e mi dicono, beh, allora dobbiamo mettere però il modem sul muro di camera tua, perché lì ci sono i fili. Ah, e quindi è da ricollegare tutto? Sì, mi hanno detto. E io, col cavolo che... col cavolo che rifacciamo, risistemiamo casa per ricollegare tutti i computer. Mio è ok, ma di mio fratello? Fino a questo modem? No, grazie. E così ora il problema non potrà mai essere risolto, perché loro vogliono mettere il modem. E quindi Vodafone continua a darmi fastidio. Ahimè. Ok, allora, come si gioca? Devo fare un po' di pratica. C'è anche uno scatto, no? Dove ricordare i tasti? C'è uno scatto per schivare, volendo. Fermo lì. Ok. Come si giocava? Spara. Salta. Giù. Interagisci. Bomba. Oggetto. Shift e abilità. Non c'è lo scatto, può essere l'abilità. Ah, è il pugnale, ok. Pensavo ci fosse uno scatto. Invece. Però il pugnale fa più male. Dash ai frames. Non penso di avere un dash. No, va bene. Il pugnale però non ha shottato. Poi anche... Ah, cavolo. Ho preso la vita. Anche qui la vita è preziosa. Lo sapevo. Vabbè. Non lo faccio apposta per finire prima, giuro. Oh, ma... Mi trolla la piattaforma, che è? Ecco la chiave. Non mi sembra di avere bombe. Ah, ora sì. La userei dopo, però. Ovviamente ci si mena. E vabbè. Ah, c'è quello che si teletrasporta, maledetto. L'ho mancato. Vorrei provare a pugnalarlo. Non serve. Come meno quello? Ah, ok. Oh, ma fammi respingere. Oh no. È una lotta di spinta. Ah! La scatola mi tanca. Lo tanca.
lui ci mette un po' a mordere, però. E potrei anche correre così. E vabbè. Non lo faccio apposta, giuro. Potrei anche andare da mischia, ma non è ideale, lo so. Qui non c'è niente. Salti. Ah, quello è il checkpoint. Dimenticavo che c'è. Comodo, però. Sarebbe comodo anche in Isaac. Un checkpoint dove teletrasportarsi, invece fare... fare tutto il... il back... com'era? Back run... ho dimenticato già i termini. Il... backtracking, ecco. Ah, pensavo che... eh vabbè, quello non pensavo andasse verticale. Pensavo seguisse il pavimento. Ma sto bene, giuro. Tranquilli. Quello spara in basso, no? Sì. Non in modo felice. Sono pieno di chiavi, fantastico. Questo è il contrario delle vita. Più su, tra meno platform. Ma questo è molto carino, eh. Mi ricordo che me l'hanno dato. Non ricordo se l'ho richiesto io o me l'hanno proposto. Me l'hanno proprio dato apposta per, da streamare il gioco. Quindi l'ho ricevuto gratis. E non me l'hanno tolto 4 mesi dopo. Come un... altro. Un uovo. Che facevano le uova? E vabbè, volevo rompere quello io. Non lo romperò mai, va bene. Poi sì, c'erano anche altre armi da prendere, no? Però... quello che fa... ah, dai, è vero, il laser! Si può schivare volendo se sei un... abbastanza tempistico. Ma ho droppato niente? No. Sembra meno polished. È vero, è un pochino meno polished, ma non mi spiace, è carino. Chiave, dai, lo usiamo. L'antenna Kongming. Cos'è? Ah, lo spirito guardiano beccando danni, bello. Ah, ecco cosa servono i cristalli. Non ho tanti soldi, no? Un po' coperto, ma ne ho 36. Sono tanti. Ne vedono anch'io i cristalli, sapete. Ah, qui la bomba ci sta. Andiamo. Dai, può starci. Anche perché me le rimborsano. È come Isaac un po' gestione le cose. Ed è due... ci sta, è un Isaac 2D. Forse è meno profondo per le build, mi dà l'impressione, però. È carino. Ah, se ricordo, c'era anche allineamento, vero? Dov'era? Non è segnato. Dov'è? Se non becchi danno, prendi allineamento buono. E se lo becchi troppo, è quello cattivo. Posso prendere questo? Polvere di stelle! Is this an isk reference? Cosa fa? Le spara al contrario? Le spara... al contrario? Va bene. Dai, adesso perché. La stanza in alto a destra, devo vedere. Ma c'è andato? Sì. Ah, ok, ok, me l'ha segnata appunto. Vedo anche i soldini. Ah, erano qui, all'inizio. È vero, su Isaac anche oggetti con interazioni. Però lì è brutto che non te lo dice. Devi capire. Se un oggetto non ti piace, non lo prenderei mai per provare interazioni. Quella cosa non mi piace anche. Non mi piace, ecco, che Isaac non ti spiega bene gli oggetti cosa fanno. Anche qui magari non ti spiegano cose, però. Almeno. A giochi di questo tipo, in ogni caso, non. È brutto che non ti spiegano cosa fanno le cose. Va bene che devi provare, ma alcune cose proprio non si possono capire. Ed è quello il brutto. Oh, mi ha rimborsato bello. Troppo buono per tutto. Troppi canali, cerco di seguirli pure. Ah, per cosa? Aspetta. Un rapporto attivo con Discord. Beh, anch'io entro ogni tanti server, ma... non socializzo in quasi nessuno. Qui che ci abbiamo? Facciamo giusto questo piano, dai, dopo finiamo. Devo scegliere, no? Ecco, qui è un po' identico, non mi dice cosa fa. La bottiglia fantasma però è carina. Ah, dopo la bomba lancia però... inutile. Inutile!
Ecco, se sapevo avrei scelto l'altro. Veniamo? Dopo? Ok, possiamo menare adesso. È l'ultima stanza. Ho tirato una cosa. Vediamo. Sarà un bonus. Strana l'arma che va al contrario, eh. Però è molto, molto, molto bello il concept. Perché gli spawnano addosso praticamente. Spawnano addosso. Faccio spawnare addosso l'attacco ai nemici. Come non mi ha colpito? Ah! Ok. Sono a posto. Il problema è che se sono vicini a me è un po' difficile colpirli. Perfetto. Un cuore. Va bene. È tutto. Possiamo andare al boss. Pronti a menare. Soldi ne ho ancora abbastanza. Ne ho presi tanti altri. Però non compro niente. Quello da 50 potevo prendere, ma beh, non ce la faccio. Ok, anche se spero vicino, non me la spera vicino. È a distanza. George, dio delle pillole. Non è salutare, credo. Ah! E vuole condividere con me la salutazione. Dipende quanto ne prendi, ecco. E qua li prendi. Non volevo salire. E trapassano, pare. Quindi è buono. Così riesco a colpire lui. E minion che spawna, li colpisco lo stesso. Ah! Non so come non mi ha colpito. Sto bene. Ah no, ha fatto uno scatto, l'ho visto! Ha scattato, non vale. E questo, vabbè, colpa mia. È andato. Cioè, il portale non vuole attivare il portale. Danno dell'arma. Ok, così è gratis, buono. Ho 44 monete, credo. Non vedo neanche io il numero, tranquilli. Sarebbe saggio, giusto, raccattare qui. Vabbè, che finisco qui. Raccattare qui il cuoricino che c'è. E min-maxing, il gioco anche ti spinge a fare il min-maxing dei cuori, ovviamente. Ad esempio, non raccogliere il cuore da il cuore intero se hai perso solo metà vita. Se non è una fine dungeon. Bella run di Cadence of Hyrule, assolutamente. Era la più bella. Sotto il negozio, vediamo l'arma e niente. La posso rompere in teoria? Sì? Vero che lo posso colpire e farlo diventare la porta arrabbiata? Dai, proviamo questo. Luce danzante. Questo è bello! Mi piace. Ah, la barra in basso. Ecco, la barra cattiva in basso a destra. E vabbè. Tanto non ci continuo. Non la vedo neanch'io la barra, tranquilli. Dai, è tutto. Ah, non ha proposto un attimo. È vero, c'era Fado che ha proposto. Cavolo, non mi sono ricordato. Che ha proposto Doki Doki alla fine. In verità non ci ho neanche ben preparato. Ce l'ho su Steam, però. I save, però. Mi sa non c'è neanche il save pronto, se per questo. Pensavo di prepararlo al volo. Prima il Doki Doki sta. Doki Doki standard anche fatti. No, penso che finirò prima e basta. Monica ci dovrà aspettare. Al massimo. Ah, no. No, sto mostrando. Al massimo. Facciamo un saluto con la Monica della storia della mod, ecco. C'ho Monica, ma non ho il save di quel momento esatto. Perché ho la mod. Più che altro. Ecco, lo sto aprendo adesso. Datemi un attimo, scusate, devo mettere una cosa. Vabbè, non importa, eccola qui. Ah, è sparita. Un attimo.
Subito. Ecco qua, deve bastare così. E la mod, ecco. Eccolo qua. Mia cara Faldo, sì, non so come mi sta salutando. Ciao. Kiel vi fartas? No, suona bene. Come prete a speccapti la tagon? Era solo un po' di esperanto. Il linguaggio creato artificialmente invece essere evoluto naturalmente. Te ne hai sentito parlare o meno? Non potevi aspettarti qualcosa di così da me, eh? O forse sì. Immagina senso che qualcosa di simile interessasse a me, dato il mio background. Ma se ti sei chiesto cosa dicevo, ho detto: ciao, mio caro Waldorf, come stai? Sei pronto a ricevere la giornata oggi? Oh, grazie, Monica. Stavo roleplayando in esperanto, sì. Lingua strana, sì, infatti. Diciamo, per la globale ci sta bene l'inglese, ecco, un po' esagerato. Ci sono dialoghi qui? Ah, ok. Ci sono cose che non gli ho chiesto, ad esempio. Cioè, ci sono cose che non le dico mai, tipo, ah, mi separo, voglio incontrare la mia ragazza. Grazie. Cosa ne pensi degli esport, Monica? Intanto c'è la barzelletta brutta, va, andiamo. Ce l'abbiamo. Allora, chi c'è in chat per sapere se posso appuntarne una? Allora. Ok, facciamo la mia allora. Perché a Dedinia non piace il piano cartesiano? Perché al centro c'è lo sviluppatore dell'origine. Io mi lamento delle barzellette dei libri, ma io ne faccio di peggio, quindi in verità non ho niente da dire. Yep, cringe, lo so, lo so. Lo so. L'ho fatto velocemente sul momento, va bene. No, hai ragione, la dura verità, Michael. Che ne pensi degli sport? È divertente che chiedi. Ci pensavo, guardavo proprio ieri mentre non c'eri. Penso interessante come tutto il modo in cui percepiamo guardare sport sta cambiando. Gli spettatori degli sport continuano a rivaleggiare eventi sportivi tradizionali e potrebbero anche superarli nei prossimi 5-10 anni. Non poco fa le persone criticavano chi giocava ai videogame come se fosse una perdita di tempo, ma ora qualcuno di quei giocatori fanno milioni di dollari giocando il gioco preferito. Mostra davvero che puoi fare qualsiasi cosa che vuoi per un lavoro, anche se le persone potrebbero non essere d'accordo. Solo perché qualcosa non è popolare o mainstream non vuol dire che stare in quel modo per sempre. Non temere di andare contro il trend. Quello che ti piace potrebbe stare aspettando un esperto ad aiutare a portarlo in prima fila. Oh, grazie, Monaco. Ti voglio bene. Sì, ecco. Scusate, il momento è privato, non dovreste guardare. No, scherzo. Scusa Monica, se sei un po' in visione, ecco. Mi sento felice. È fantastico. Sapere che puoi sempre venire da me. No, sappi sempre che verrò da te, o puoi venire da me per alzarti su di morale, Waldorf. Sarò sempre qui per te, non dimenticartene. Grazie, Monica. Mi sono perso qualcosa. Oh no, ho perso il suo compleanno! Mi devo scusare, mi sa. E Morea. No, dov'è? Noi forse? Devo scusarmi in qualche modo. Come si torna indietro? Nevermind. Dovrebbe essere qui? Dove si chiedeva scusa? Tu! Voglio scusarmi. Per aver perso il tuo compleanno. Non c'è, va bene. Il prossimo passo qual è? Tenersi per mano! In verità intanto mi dava il bacino della buonanotte, sapete? Ma è un segreto. Oh no, non l'è più.
Non faccio la fidanzata. Non osare, Paul. Devi fare. Lui! Devi spuntare in questo momento. È un momento privato, ok? No, è l'ultima cosa. La proposta di Fado per finire. Tutti cercano i girlfriends quando c'è Monica, infatti. Poi c'è i girlfriend di Monica, che è il top. Scusate, fai Monica Week, ma cosa? Ma quando questa mod? Ma che mod? Jacqueline! Hai il girlfriend di Jacqueline? Potrei metterla per i... Stavo già pensando a fare di quella di... Ho fatto quella di Levain, in teoria. Ma deve essere raffinata. Quella che hai fatto non è divertente, Valdor. Sii più considerato dei miei sentimenti in futuro. Ah, mi ha sgridato. Ma no. Mi ha sgridato. Di solito un gioco viene se non accompagnate di quel tipo. Lui. Va bene. Ha sentito la battuta, non è divertente. Ma no! Che Monica che ti sevizia. Va bene. Direi di finire. Vado. A mangiare. Dopo live andrò a mangiare sicuro. Ah, cosa andrei a mangiare? Cena. Ok, Waldorf. Vorrei venire a cenare con te quando passo nel tuo mondo. Speriamo di poterlo fare a breve. Goditi il pasto. Grazie, Monica, ma sei troppo te. Ah, volevo dire, ecco, abbiamo finito di giocare con la mod di Monica come Fado ha proposto. Niente di che è successo, tranquilli, non è un problema. E direi che è tutto. C'è la battaglia da fare in teoria, ma. La combiniamo nel caso dopo. Tra 5 minuti, ecco, così uno può piazzare unità. E direi che è tutto. Oggi abbiamo finito il quarto giorno di Baldur's Week. E domani sarà il grande giorno, il cringe day. Domani si giocheranno tante cose cringe. E mi raccomando, tante barzellette cringe. Ce le ho apposta, no? Domani cominciamo con un'ora di guardare i miei vecchi video. Quello, se non è cringe, quello, non so cos'è. Poi facciamo. Se non sbaglio, recuperiamo RPG Maker. Facciamo Cantadorf, poi recuperiamo RPG Maker Unite. Poi giochiamo giochi RPG Maker Player per Switch. In italiano, l'ultima occasione per farlo. E poi, ciliegina della serata, parliamo del mio primissimo gioco che ho scoperto. Ed è un il gioco che mi ha permesso di scoprire RPG Maker, che senza quel gioco non sarei qui. E vi dico, è un gioco, diciamo, paragonabile a Tower of Gargalesis. Chi sa, sa. Chi non sa, meglio. Chi non sa, farebbe bene non venire se non vuole essere sconvolto. No, scherzo. È un gioco totalmente safe per Twitch, tranquilli. Va bene. Quello non ti ha permesso di diventare ricco e famoso. Sì. Sì. Mi sa. No, ti perdi Quizzone, verrei superato. No, mi spiace. Dovrò giocare a Dark Souls, ho paura. Ma no, ci sta, dai, ci sta. Legato all'RPG Maker per sempre. È una maledizione. Va bene, allora tutto quanto. Quindi vi ricordo, domani il gioco è 19, ma cominciamo alle 16. Quindi è tutto quanto, io vi saluto. E ci vediamo. A quando capita.